Amen, gloria a Dio. In questa sera veramente voglio ringraziare il Signore di come mi dà questa opportunità di essere qui alla sua presenza e voglio raccontare brevemente la mia esperienza, la mia testimonianza. Lo ringrazio di come veramente non sono nato in una famiglia cristiana, però ho avuto l'opportunità sin da piccolo di ascoltare gli insegnamenti della parola di Dio, di crescere nelle vie del Signore, soprattutto di frequentare la chiesa, di frequentare la scuola domenicale, i campeggi. Però l'esperienza, come già è stato detto più volte, è un qualcosa di personale, un qualcosa da sperimentare profondamente nella vita di ognuno di noi. E lo ringrazio perché il Signore si faceva conoscere da me durante i turni di campeggio, durante le esperienze in chiesa, però era qualcosa di passeggero, qualcosa che andava, però non si radicava nella mia vita, finché posso raccontarvi brevemente ciò che è accaduto. Praticamente ho finito le scuole superiori, la maturità, mi sono iscritto all'università e lì, diciamo, è stato un po' l'inizio della fine, perché in quel periodo mi sono allontanato completamente dalle vie del Signore. Non volevo andare più in chiesa, non volevo stare con i fratelli e cercavo nel mondo i divertimenti e ciò che veramente potesse soddisfare profondamente la mia vita. Ho fatto cose sbagliate davanti al Signore, però lo ringrazio perché anche in quei momenti il Signore era con me. Non posso nascondere che le preghiere della Chiesa, le preghiere della mia famiglia sono arrivate al Signore, perché nonostante io commettessi degli errori, nonostante io fossi lontano dalla sua presenza, il Signore mi ha preservato da ogni male e da ogni pericolo. E lo ringrazio perché poi durante un raduno giovanile, io non ci volevo neanche andare, sono sincero, sono stati giovani a convincermi, il Signore ha parlato profondamente alla mia vita, non la prima, non la seconda, neanche la terza sera, ma al culto finale il Signore mi invitò profondamente a fare una scelta per Lui. E non posso mai dimenticare cosa fu detto durante l'appello, perché il fratello disse: non può stare con un piede dentro e l'altro fuori. E veramente quando si accetta il Signore bisogna accettarlo completamente. Questo è l'invito che voglio fare questa sera a quanti veramente ascoltano per le prime volte. Basta che tu veramente arrendi completamente la tua vita al Signore, lo fai sinceramente e confessi a Lui i tuoi peccati, perché tutti sbagliamo, nessuno è giusto davanti a Dio. Però il Signore è pronto a lavarci, a perdonarci, ciò che veramente ha fatto quella mattina nella mia vita, perché non ero migliore degli altri, potevo non aver fatto nulla di male, ero un bravo ragazzo, frequentavo la scuola, avevo buoni voti, però davanti a Dio ero un peccatore come tutti gli altri, quindi c'era bisogno che Egli mi lavasse col suo prezioso sangue. E lo ringrazio perché Egli in quella mattina veramente mi ha salvato. Non mi nascondo che le prove e le difficoltà non sono mancate, perché come dico sempre, la vita del credente è piena anche di scoraggiamenti, di prove, di problemi, ma con il Signore, come dico sempre, abbiamo una marcia in più. Col Signore veramente noi possiamo fare la differenza in questo mondo, e questo, diciamo, deve essere il nostro desiderio, quello di avere sempre il Signore al nostro fianco e di avere lo sguardo sempre rivolto su di Lui. In ultimo voglio raccontare solo un breve episodio, perché questo è stato fondamentale. Negli ultimi 2 anni io e la mia famiglia ci siamo trasferiti qui a Rimini, e non mi nascondo che ho trascorso un momento molto negativo della mia vita. Non avevo più lavoro, mi trasferivo comunque in una realtà nuova provenendo dalla campagna, essendo campano appunto, e quindi ambientarmi diciamo in età un po' più grande diventa complicato, crearsi delle nuove amicizie, inserirsi in un contesto nuovo. E non mi nascondo che ho passato un periodo veramente buio, scoraggiamenti, si può dire che ormai vivevo in casa, sepolto in casa. In questi giorni si parlava appunto della resurrezione di Lazzaro, della resurrezione del figlio della vedova di Nain, e di possibilità. Io ho meditato su questa parola, possibilità, perché come ho detto più volte anche con i giovani, parlando con loro, il Signore mi ha dato una seconda possibilità. La prima quando ero piccolo, perché questo lo voglio sottolineare, il Signore mi ha salvato perché ero
tra la vita e la morte, il Signore veramente mi ha salvato fisicamente. È una seconda volta in questo periodo perché sinceramente ero morto spiritualmente, ero vivo, sì, mi vedevano tutti, però dentro stavo veramente male, volevo stare da solo, non volevo vedere nessuno. Dei fratelli sono preoccupati, mi hanno scritto ripetutamente, ma io non volevo rispondere loro. E lo ringrazio perché poi il Signore, anche attraverso questa prova, mi ha fatto maturare, mi ha fatto capire tante cose, perché a volte c'è bisogno anche di passare queste circostanze per capire veramente che il Signore vuole soltanto il meglio per la nostra vita. E il Signore veramente si è ringraziato per questo, perché poi il Signore risponde sempre, né un minuto prima né un minuto dopo, ma al momento opportuno. E lo ringrazio per questo, perché egli non mi ha risposto veramente in maniera completa e mi ha dato di più di quello che io potessi immaginare o desiderare. Lo ringrazio perché mi ha provveduto un lavoro, non vado nei dettagli, proprio di fronte a casa mia. Lo ringrazio perché poi grazie a Dio veramente mi sono potuto inserire nella comunità, e lo ringrazio perché veramente mi ha dato una famiglia, non solo quella materiale ma anche quella spirituale, di come veramente posso constatare un amore fraterno. E questo è un qualcosa di importante, perché come diceva anche prima Serena, io ero diventato arido, non riuscivo più a provare sentimenti a causa di esperienze negative che avevo avuto, ma il Signore, che ha mostrato appunto il suo amore morendo sulla croce, ha rimesso in me questo amore, nel poi dimostrarlo anche nei confronti di chi mi circondava. E veramente io posso essere solo grato al Signore per quello che ha fatto, perché mi ha dato una seconda possibilità, ma mi ha dato anche di nuovo la vita, e questo non è cosa da poco. E a quanti veramente, concludendo, sono qui per le prime volte, io invito veramente ad aprire il proprio cuore, perché basta un piccolo passo, una piccola affermazione: Signore, entra nella mia vita, lava il mio cuore, togli da me ogni cosa che non ti onora, ogni cosa che non è secondo il tuo volere, e il Signore veramente farà meraviglie, il Signore stravolgerà la tua vita. Poi veramente, una volta che tu aprirai il cuore davanti a Lui e veramente ti prosterai, mostrando veramente con tutto te stesso quanto veramente vuoi che il Signore entri nella tua vita, il Signore farà il resto. Siamo negli ultimi tempi veramente, e vogliamo sempre di più stringerci vicino a quelli che veramente ancora non conoscono il Signore, e fare in modo veramente che il Signore possa intervenire con la sua mano potente. Il Signore sia lodato.